Ora, mi scuso profondamente con il professor Zenzian e con tutti i presenti, perché sarà per il caldo o l'emozione. Nell'introdurlo mi sono scordato di riferire che il professor Zenzian è segretario generale del Dipartimento di Calligrafia e Sigillografia, direttore dell'Istituto di Ricerca di Sigillografia dell'Accademia Nazionale Cinese di Pittura, supervisore per i master dell'Accademia Nazionale Cinese delle Arti, vice direttore del Comitato delle Attività dei Giovani dell'Associazione dei Calligrafi Cinesi. 抱歉，刚才曾教授讲话之前我忘记了介绍他。曾祥教授是中国国家画院书法篆刻院秘书长、篆刻研究所所长、中国艺术研究院研究生导师、中国书法家协会青少年工作委员会副主任。 Ora non ripeterò lo stesso errore, quindi vi presento il professor Ma Hanyue, che ci introdurrà il suo intervento dal titolo Calligrafie cinesi degne di collezione. Il professor Ma Hanyue è membro dell'Associazione degli artisti cinesi, membro dell'Associazione dei calligrafi cinesi, nonché membro dell'Associazione degli scrittori cinesi, direttore esecutivo dell'Accademia dello Scambio Internazionale di Calligrafia e Pittura Cinesi, direttore ed editore generale della rivista di calligrafia e pittura cinesi Zhonghuo Shuhua Bolan, e direttore esecutivo della Fondazione dello Sviluppo delle Risorse Umane Internazionali per la Cultura Cinese. 这次我不会再忘记介绍接下来要讲的书法家了。接下来要讲的是马汉岳教授，他是中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、中国作家协会会员、中国国际交流书画院执行院长、中国书画博览杂志社社长兼总编、中国文化国际人才发展基金执行主席。 他将要讲的题目是值得收藏的中国书法。各位朋友，各位嘉宾，大家下午好。Buon pomeriggio a tutti. 我非常高兴今天在这里给大家来谈一谈中国的书法。我演讲的题目是。 Vi ringrazio di cuore per la possibilità di essere qui oggi con voi a discutere di calligrafia. Il nome del mio intervento, parlerò appunto di calligrafie cinesi degne di collezione. In世界上众多的艺术形式中，中国书法是最独特的一门艺术。它将一种语言成就为一门光辉灿烂的艺术，从而成为世界艺术之林的一支奇葩。 书法的独特性就取决于汉字的造字规律、书写的策略布局和独运匠心的章法，更在于表现书法的线条所蕴含的中国传统美学的价值。 Tra le tante forme di arte del mondo, la calligrafia cinese è tra le più particolari. Essa trasforma una lingua in un'opera d'arte e per questo nella foresta delle belle arti si distingue come un fiore esotico. La peculiarità della calligrafia risiede nelle regole di formazione dei caratteri, nella distribuzione armonica dei tratti nello spazio e più di ogni altra cosa nel patrimonio culturale e tradizionale cinese insito in ogni pennellata. 主要因素有两点，一点在于汉字是象形的，另外一个因素是汉字书写的媒介，即笔墨纸砚。 Ci sono due fattori che hanno reso i caratteri cinesi una vera e propria arte. Il primo è la loro natura ideografica, il secondo è l'attrezzatura con cui sono riprodotti: carta, pennello, inchiostro e calamaio in pietra. 文通文，文字从创造以时就是写意的、象形的。 Il patrimonio scritto muove dalla linea, la parola scritta è sin dalla sua creazione rappresentazione di idee, pittografia, e l'espressione visiva che gli antichi saggi cinesi hanno astratto con estrema sintesi a partire dall'osservazione della natura. 徐慎《说为简志》中说：“仓颉改一类象形，故谓之文，其后形声象移。” 即谓之字，汉字从实用功能上升到审美功能，正是经历了由文到字的变化。
Nel Shouanjieze di Xuxian si dice che l'ascesa dei caratteri cinesi da mezzo di trascrizione della parola a oggetto estetico segue il passaggio da Wen, lingua, a Z, carattere. 古代书家将巫像转化为长短大小、疏密相背、应接穿插的点画。这点画反映出人们对于巫像的情感及体悟。这点画就是书法艺术，具有美学价值。 Gli antichi calligrafi si ispiravano ai fenomeni e alle caratteristiche della realtà che li circondava e li traducevano in lunghezza, grandezza, densità, contrasto, alternanza di tratti e punti. Tali tratti e punti riflettono i sentimenti e l'interpretazione dell'uomo nei confronti della realtà in cui è immerso. Tali tratti e punti costituiscono l'arte calligrafica e sono densi di valore estetico. 若鸟之形，若虫之合，若山若树，纵横有托，运运合度，方可为书。这里的书正是脱离了字的概念的符号，而转化为生命的单元，表达物象的结构和生气。书法所支撑出的这种形象与情感的交融，我们称之为意境。 Zhaiyong disse che la parola trascende la sua funzione simbolica e si trasforma in unità organica, in struttura portatrice di vita. Questa miscela di astrazione ed emozione che risiede nei caratteri la definiamo come la loro stessa essenza creativa. Lo strumento per la scrittura dei caratteri cinesi è principalmente il pennello. Il pennello è morbido, elastico e le sue diverse inclinazioni e intensità nella pressione generano miriadi di variazioni. Con l'invenzione della carta Xuan, ovvero la carta di riso, pennello e inchiostro hanno raggiunto un nuovo livello di sinergia ed inoltre si è raggiunto un livello superiore nella rappresentazione di carne, muscoli, sangue, ossa ed emozioni del calligrafo. 书法的基本形式语言是线条，书法艺术的美也首先和主要的表现在线条里。它横纵变化，或灵动飞舞，或沉着凝重，或抑扬顿挫，或干湿浓淡，或轻重缓急，或方圆粗细。它凝结着中国人对世界的认知和全部的人生哲学。La forma base della calligrafia è la linea. Anche la bellezza della calligrafia risiede principalmente e sostanzialmente nella linea. Il suo andamento da orizzontale a trasversale cristallizza la visione del mondo dei cinesi e il pensiero di tutta l'umanità. 书法的线条在于用笔，为夫人笔振图记和点如高山坠石，赫赫然似如崩也，横如千里阵云，隐隐然气势有形。这里的点横是有力量的、有形的，又是不固定的。千里阵云、高山坠石等输入此类的意象，给我们留下了无穷尽的想象和空间。 In calligrafia la linea sorge dal pennello, come annotato da Wei Furen nel Bijan Tu. Il tratto Dian è come una roccia che si stacca e cade da una montagna. È un'immagine di grande forza. Il tratto orizzontale Heng è come mille li, un'unità di misura di lunghezza, di nuvole del cielo, di cui possiamo distinguerne la forma. Questo punto o linea orizzontale hanno una grande potenza, hanno forma, sono fluidi. Le definizioni sopracitate ci evocano innumerevoli immagini. 书法的美还在于它的结构和章法，结构也曾不白。中国艺术讲究既白当黑，无笔墨触皆成妙境。字画的穿插相背，偏侧不空，回报包裹大小呼应。 章法的疏密错落，行与行间、字与字间的相互关系，都会影响到一张书法作品的整体气息。这笔法、结构、章法共同传达出的对人生、对社会、对于整个生命的追问和对于美的追求，就集中体现了书法艺术的审美价值。
La bellezza della calligrafia risiede anche nella sua struttura e composizione. La struttura include anche gli spazi vuoti. Nell'arte cinese si dice che Jibai Danhei, gli spazi senza trattineri sono anch'essi elementi estetici. L'alternanza dei tratti, le dimensioni dei caratteri, la struttura, i rapporti tra i caratteri e le distanze tra gli stessi sono tutte peculiarità che possono influenzare l'intera natura di un lavoro calligrafico. Le regole dei tratti, la struttura, la composizione insieme rappresentano la tensione verso la vita umana, verso la società, verso l'esistenza. Nella ricerca stessa risiede il valore estetico dell'arte della calligrafia. 正是因为书法的这种美学价值所在，那些经典的书法作品尤为历代收藏家所珍爱。 Ed è proprio per il loro grande valore estetico che i collezionisti delle varie dinastie hanno custodito come veri e propri tesori le calligrafie classiche.